la discarica che neanche nei peggiori paesi, e mi dispiace dirlo, di terzo o quarto mondo, come ha detto un signore da quella parte, che non so se viene dal Ghana, dall'India, dell'Africa, ma che non deve essere uno schiavo, ma giustamente retribuito e onorato da cittadino. Giorno numero 8 qui in via Tramontana, nel cuore di Contrada Giannone. La villetta di Luigi Lombisani è presidiata in questo momento sul tetto da parte di Roberto Corsi, che oltre ai suoi imprenditori è un attivista delle battaglie civili nel Cosentino. La situazione è veramente assolutamente, assurdamente normale, nel senso che tranne che un'auto dei vigili urbani, la polizia municipale, che vedete alle nostre spalle, un paio di forestali che sono venuti in mattinata, tutto vive, sonnecchia, sempre con la solidarietà del Rione, come se mai, appena una settimana fa, ci fosse stato il tentativo di abbatterla questa casa perché è abusiva. In effetti è abusiva. Sappiamo che i legali del signor Lombisani hanno presentato ulteriori istanze, soprattutto per quanto riguarda il municipio, i commissari, l'ufficio tecnico, per iniziare questa benedetta, maledetta sanatoria. Ma ripeto, l'assurdo è che tutto sembra normale, una casa normale, magari con qualche problema di cantiere, con qualche costruzione ancora da effettuare, come se davvero il blitz di una settimana fa fosse accaduto altrove o comunque mille anni fa. E in questa situazione di precarietà Lombisani continua a combattere, appoggiato alla popolazione, appoggiato anche la gente come Corsi, che viene da Cosenza e da altri posti, e senza sapere ancora di che morte, tra virgolette, dovrà morire. Questo è il diario veramente stringato dell'ennesima giornata di battaglia di quest'uomo, che non molla, assolutamente non molla. Non ho mai abbandonato questa casa. Ho coordinato dall'esterno i vari gruppi che rappresento con dignità, con giustizia e con grande onore in nome di quel vero popolo italiano, senza nessun politico messo in mezzo. Sono qua per dare la dignità a quest'uomo dopo 35 anni di lavoro svolto all'estero, e per portare la mia solidarietà. Sono stato costretto a ritornare presso la mia abitazione per accompagnare i miei figli, perché ieri qua sono stati i miei figli, così come tutto il popolo di Corigliano ha il dovere di tutelare i propri figli. Su questo territorio si stanno consumando tragedie immani. Ho fiducia ancora nelle istituzioni e voglio crederci ancora, e denuncio pubblicamente che su questo territorio la prostituzione viene eseguita lungo le strade. Proprio ieri mio figlio mi ha chiesto cos'era quella signorina con l'ombrello, come mai aveva le tette di fuori. Ho detto che stava andando al mare, lui poverino voleva andare ancora al mare. Denuncio pubblicamente che su questo territorio vengono scaricati a mare le fogne, che ci sono palazzinari con regolare concessioni, che invece esiste gente dopo 35 anni di lavoro fatto all'estero, perché in Italia non è riuscita ad avere quel diritto sancito dalla nostra Costituzione, è stata costretta a emigrare e adesso si vede cancellare il sogno di una vita. Ricordo che su questo territorio si è a rischio colera, in quanto la città di Rino Gattuso, ambasciatore nel mondo, è invasa dalla spazzatura. Chiedo pubblicamente con questa denuncia di voler accertare i fatti attraverso le forze dell'ordine che sono presenti su questo territorio e in questo momento sono di fronte a me e sono esattamente i vigili urbani. Chiedo a loro, in rappresentanza di loro forza,
di voler prendere atto e di identificare immediatamente i responsabili di questo scempio. Chiedo inoltre a tutti i mezzi stampa di smettere di criminalizzare il popolo di Schiavonè e Corigliano definendoli mafiosi. Chiedo che vengano intercettati e isolati dalla società civile tali personaggi, ma di smettere di criminalizzare un cittadino o la cittadinanza o i nostri figli. Perché in un paese civile e democratico non è così che ci si comporta. Io metto in discussione la legittimità di un Parlamento occupato abusivamente dalla casta, dalla mafia, dalla massoneria e dai banchieri della BCE, inutile Banca Centrale Europea che semina lacrime e morte. Io metto in discussione questa inutile e pericolosa Unione Europea in mano a dei criminali che fanno del denaro il loro unico motivo di vita. Io metto in discussione tutto il nostro sistema democratico basato sull'inganno e sulla truffa legalizzata. Io metto in discussione tutte le nostre leggi scritte e approvate da un Parlamento composto da politici che pensano di essere i proprietari dello Stato mentre dovrebbero essere solo i servitori. Sì! Che vivono al di sopra delle leggi e non danno nessun resoconto del loro misero e squallido operato al popolo sovrano. Io metto in discussione la sanità, la cultura e la legalità del nostro paese, che sono prive di verità, di solidarietà, di etica e di morale. Io metto in discussione gli stessi partiti politici, ormai in mano a ladri di professione, che non rappresentano più nessuno e vivono solo per difendere i loro sporchi interessi finanziari. Io metto in discussione l'intera informazione che viola perennemente l'articolo 21 della nostra Carta Costituzionale e che continua arrogantemente a darci la mistificazione della verità. Io metto in discussione i sindacati che nel nostro Paese intrecciano patti perversi con i poteri forti a danno dei lavoratori che dovrebbero rappresentare. Io metto in discussione le pensioni d'oro che vengono elargite grazie a leggi truffa a danno dell'intera collettività. Io metto in discussione lo stesso garante della Costituzione, il nostro Presidente della Repubblica, che oltre a costarci 100 volte di più della regina d'Inghilterra, ha contribuito ad affossare il nostro sistema economico tradendo il popolo italiano e violando più volte la nostra carta costituzionale. Io metto in discussione la legittimità delle guerre, la giustizia che uccide, la morte che punisce, le coscienze che dormono sul fondo del letto, la civilizzazione in mano a dei mercenari, l'economia in mano a dei banchieri criminali e senza scrupoli. Io metto in discussione tutte le nostre istituzioni e il potere occulto che le manovra. Osservo morire con dolore e impotenza un popolo, il mio, e una nazione, l'Italia, sempre la mia, che ha saputo dare al mondo intero, il più grande patrimonio culturale della nascita del mondo. Soffro impotente per la mia gente e per la mia terra, in mano ad una classe dirigente marcia e corrotta. Soffro impotente per i giovani senza futuro. Soffro impotente per gli anziani che hanno perso la gioia e la speranza e la serenità dopo una vita di duro lavoro ed enormi sacrifici. Soffro e continuo a sperare che il mio popolo, la mia terra, possa finalmente svegliarsi dal profondo torpore in cui è caduta per riprendersi la dignità e il potere perduto.
soffro, ma credo ancora nei valori della democrazia, perché in una Repubblica davvero libera e matura solo il popolo è sovrano. Sul tetto, tra gli altri, non solo a livello locale, anche il signor Mario Nicoletti da Bisignano, perché qui anche lei. Per portare tutta la solidarietà a Roberto, che lo conosco. Quello che trovo ingiusto è assolutamente... Non ho parole, c'è un qualcosa costruito con tanto amore a essere abbattuta, cioè creare ancora più spazzatura dove ce n'è tanta da sistemare e rovinare piuttosto una famiglia, perché rovinano una famiglia, non è che rovinano solo la casa, rovinano una famiglia, rompono una famiglia, perché poi con la rabbia, sai, si fanno 100 errori. Non lo so, non mi mancano le parole, guarda. È la prima volta che lei è la prima volta che lei è testimone di un caso del genere? Sì, sì, la primissima volta. E come si spiega così un po' assenso da cittadino? Come se la spiega? Mi preoccupo un po', perché non ti sente amministrato di certe classi politiche. Per me li classifico proprio zero. Penso un po', siamo quasi alla campagna elettorale a livello governativo, cosa si possa aspettare da noi? È ormai consueto diario giornaliero, insomma, l'avvocato Gaetano Monte, tocca di spiegarci che stiamo, a cosa stiamo assistendo, dove siamo arrivati. Come avevo preannunciato la volta scorsa, Emilio, abbiamo provveduto, diciamo, a depositare la nuova richiesta di concessione in sanatoria. Dico nuova perché è quella che tiene conto dei rilievi mossi alla prima richiesta di concessione in sanatoria depositata presso il comune di Coria. È stata protocollata, io la copia debitamente protocollata l'ho allegata al mio ricorso al giudice dell'esecuzione, che ho provveduto anche stamane a depositare presso il tribunale di Lossana. Per il resto, visto e considerato che nel gioco dello scaricabarile delle responsabilità il sostituto dice che il responsabile della forza pubblica e quindi dei tempi, dei modi dell'esecuzione del provvedimento è il commissario De Marco, e successivamente trasmette per conoscenza al suo capo, il procuratore, che si rimette alla decisione del sostituto che viene da sorridere, però purtroppo la situazione è tragica, che dà il potere di decidere sui tempi e modi del provvedimento invece di nuovo al De Marco. Io mi rivolgo quindi anche stamane al De Marco, che è colui che ha il potere di dirigere, insomma, in base alla forza pubblica, e ho protocollato presso il suo commissariato anche un certificato medico che attesta quello che qualsiasi persona di buon senso può facilmente immaginare: una persona sana di mente, molto lucida, che è sottoposto a uno stress psicofisico notevole, non da lunedì, attenzione, dalla domenica, perché è la domenica 20 che si sarebbero dovuti presentare il commissario e tutte le forze dell'ordine, mentre invece senza alcun avviso non si sono presentati e sono venuti il lunedì. Poi, come sai benissimo, la cosa si protrae nel tempo, quasi come se l'esecuzione di un provvedimento emesso da un tribunale italiano potesse essere, diciamo, vigente a intermittenza, così, senza alcun provvedimento che lo sospende. Ci sono momenti in cui qualcuno si presenta, momenti in cui nessuno si presenta, poi si torna alla carica, poi si smette, insomma, è una situazione, diciamo, tutta paradossale, non usiamo altri termini perché non è il caso ancora, diciamo. Ecco, però, insomma, al di là del discorso legale, a chi come noi osserva dall'esterno, insomma, sembra un po'... diventa quasi un po' ridicola adesso la situazione, no? Pare una casa normale con un po' di cantiere per finire, giusto un pavimento, si vede giusto qualche vigile, qualche forestale, ma si può andare legalmente? È possibile questo, che uno rimane con questa spada di Damocle né dentro né fuori? Ma io veramente... Perché non arrivano, lo cacciano al limite, non mi sa. No, ma guardi, direttore, io di legale in questa vicenda fino adesso sinceramente non ho visto nulla. Io mi riferisco alla vicenda della quale stiamo parlando, cioè l'esecuzione del provvedimento esecutivo, perché sia ben chiaro, l'ho detto dal primo momento e lo ripeterò sempre, la situazione della casa non la mette nessuno in discussione, è una casa abusiva, c'è una sentenza del tribunale italiano, il problema non è questo.
abbiamo già spiegato, penso spiegato, forse esagerato, visto che non è compito mio spiegare nulla a nessuno, però abbiamo già diciamo, sviscerato la vicenda in tutti i suoi aspetti. Chiunque sa, chiunque percepisce, qualsiasi uomo di buon senso, che in una situazione così diffusa di illegalità, quando cioè ci sono sul territorio circa 10.000 case abusive, insomma, individuarne uno, quasi come a indicarlo come capro espiatorio, non è giustizia. Quindi il rilievo che lei fa del fatto della spada di Damocle è proprio quello che noi non riusciamo ancora a comprendere, come possa sussistere questo atteggiamento da parte della giustizia. Il provvedimento è iniziato il lunedì 21, fino a martedì è stato, diciamo, eseguito con rigore, io sottolineo eccessivo rigore, tanto l'ho detto sin dal primo momento. Poi da allora, come lei sa benissimo, insomma, non si è visto più nessuno, qualche macchina così sporadicamente, insomma. Io penso che questo sia un atteggiamento pilatesco, un atteggiamento che non fa onore a chi ha messo in scena questa rappresentazione, che per me è una farsa. E quindi io aspetto ancora fiducioso, da uomo di legge, che ci sia qualcuno che si assuma la responsabilità di quello che è accaduto e che spieghi finalmente le tante domande che sono state poste in questa vicenda. Ma se noi arrischiamo un'analisi, che a questo punto che è la situazione grottesca, quasi ridicola, quasi quasi fosse in procura, nella parte della polizia, si abbia il timore di aver fatto, lo diciamo, una figuraccia, cioè si abbia il timore, cioè adesso chi fa il primo passo indietro per finirla con questa baracca? È un'analisi troppo affrettata, no? Guardi, indubbiamente credo che, così per come stanno le cose ora, sia effettivamente difficile spiegare tanto di quello che è accaduto, perché è un dato di fatto. Per esempio, io, c'è ancora qualcuno che me lo chiede quasi con un sorriso ironico, come se fosse un'argomentazione dell'avvocato, ma io penso che chiunque capisca che quando uno dice pubblicamente, come l'ho fatto appena ho avuto la cognizione, la certezza assoluta, che in questa casa le forze dell'ordine sono entrate senza aver notificato alla signora, che è la proprietaria della casa insieme al marito, il provvedimento stesso, aggiungere altro a questo, diciamo, mi pare sinceramente, come dice lei, grottesco e ridicolo. Insomma, a parte il motivo principale, quello che per me è l'unico motivo serio della vicenda, quello che io sempre la risposta a questo mio quesito non l'ho mai avuta e spero un giorno di averla, cioè in base a quale criterio si è scelta questa casa in una marea di case abusive. Poi inevitabilmente vengono tutte le cose, diciamo, a ruota, i motivi, diciamo, che noi chiamiamo le subordinate, e tra queste vi è sicuramente il fatto, insomma, che c'è stata un'irruzione in una casa, in una proprietà privata, con certe modalità, ed appare tutt'oggi spiegabile come questo sia potuto accadere. Diciamo che possiamo però concludere questo ulteriore diario dicendo che una volta di più, abusiva come sia la casa, ma il suo assistito per l'ennesima volta ha la volontà di mettere a posto, di pagare. Lui ha la volontà di sanare la situazione illegale, quindi, ed è per questo che non è una dichiarazione di principio, ma è un dato di fatto che presso il comune di Corigliano è depositata una richiesta di concessione di sanatoria, punto numero uno. Punto numero due, nel caso in cui tutte le strade, sia quella tecnico-giuridica che quella puramente amministrativa, non dovessero sortire effetto, qui siamo dinanzi ad un uomo che vorrebbe soltanto che venisse procuratore, nulla di strano, no? Il procuratore della Repubblica Italiana venisse e gli spiegasse in base a quale criterio ha scelto questa casa. Se lui dovesse finalmente ricevere una risposta a questo semplice quesito, io conoscendolo penso che braccerebbe un piccone e comincerebbe lui a demolire, facendo risparmiare molti soldi allo Stato italiano, tra l'altro. Certo, così non possiamo andare avanti. A me pare che, le dico sinceramente, direttore, che ogni giorno che passa in questa situazione, definiamola di stallo così per essere benevoli, diciamo che la situazione diventi molto ma molto più grave, più grave. Oh.